Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis. Questa mattina abbiamo in campo Luca che mi chiedeva appunto come riuscire a generare rotazione e diagonale stretta dalla parte del dritto e dalla parte del rovescio. Bene, Luca, ho visto un pochino prima quello che facevi. Attenzione, perché devi considerare che per generare una traiettoria in diagonale stretta devi cercare di avvicinare un po' l'impatto al corpo rispetto a un colpo dove vuoi generare profondità e potenza, diciamo così. Stai un pochino più compatto, quindi non devi allontanare troppo la punta della racchetta. Chiaramente la ricerca della palla deve essere molto accurata, vicina, e anche il punto di impatto devi considerare, perché ho visto prima che colpivi un pochino arretrato e pensavi a fare questo un pochino alla Nadal, invece l'impatto è un pochino più avanzato rispetto alla lungolinea. Il finale, come vedi, il finale del colpo deve essere portato un pochino al fianco, diciamo così, sotto la spalla, se voglio generare diagonale stretta. Ok, l'azione delle gambe è molto importante. Anche qui il polso deve lavorare, la testa della racchetta deve scendere da basso, perché la parabola della traiettoria del colpo deve essere bravo, deve essere a superare la rete, ma a cadere di là della rete. Per riuscire a far cadere la palla al di là della rete, quindi generare tanta rotazione, il polso deve essere un po' decontratto. Stessa cosa dalla parte del rovescio. Cerchiamo, molte volte spiego nei miei video, soprattutto quando parlo del rovescio, di generare ampiezza di apertura, di movimento, per creare potenza e profondità. Mentre anche qui, dalla parte del rovescio, stiamo un pochino più compatti, l'impatto è avanzato, il polso deve essere abbastanza rilassato e morbido, la punta della racchetta, la testa della racchetta che scende da basso, un pochino più vicino al ginocchio rispetto a una traiettoria molto profonda, quindi dove voglio generare profondità, è questo. Ok? Il polso deve essere libero di muoversi, perché altrimenti non riesco a generare rotazione, quindi il movimento è un po' tipo il movimento del tergicristallo dell'automobile, sia di dritto che di rovescio. Ok? Proviamo a vedere qualche colpo, Luca, te lo faccio vedere, prima dalla parte del rovescio e poi lo vediamo dalla parte del dritto. Abbiamo parlato dell'appoggio dei piedi. Attenzione, l'appoggio deve essere, ok, sulla gamba esterna, quindi sulla gamba destra dalla parte del dritto, molto meglio. Adesso, se riesco a caricare qui l'azione di torsione, quindi di accentua la traiettoria ad uscire, ok, anche perché poi se io mi girasse, quindi non posso portare il peso del corpo sulla sinistra, perché rimarrei troppo chiuso e non la vedrei nemmeno la diagonale stretta. Quindi quando voglio fare la diagonale stretta, anche la diagonale profonda, è un concetto utile questo, ma soprattutto nello stretto, qua questa azione push up è importante, mentre dalla parte del rovescio siamo obbligati ad avere l'appoggio sulla gamba destra. Anche qui però attenzione a non incrociare troppo. Questo va bene per il lungolinea, ma non per un incrociato stretto qua, perché così anche qui, se ho l'appoggio sul destro, sono obbligato. Però guarda questo, sono più portato, se i piedi sono paralleli, ad avere, ok, una sbracciata più verso l'esterno, e la torsione del busto accompagna la traiettoria a uscire.
Vi ringrazio per essere arrivati anche alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Se così è, vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, a mettere il like al video. E colgo anche l'occasione, oggi 2 giugno 2020, per annunciarvi che abbiamo ricominciato la nostra attività di organizzazione stage sia weekend che settimanali per adulti e per ragazzi al nostro centro tennis di Marina Romea. Ne sono molto felice, dal 3 giugno avremo l'apertura tra le regioni, quindi vi aspetto. Se volete, se siete interessati alla mia attività e quindi a partecipare a qualche stage intensivo di tennis, potete trovare qui sopra nella scheda che vedete comparire adesso il link per poter visitare il mio sito internet e scegliere magari una data o uno stage settimanale, uno stage weekend che magari vi può interessare. Alla prossima, Roberto.